vecchia. Sono le 7:10, raggiungeremo Lio a Chiasso. Questo giro ha incluso anche una visita, una sorta di fiorido, costa 10 franchi e a quanto dice vale la pena andare a visitarlo. Alziamo la visiera. Perfetto, siamo passati e questo è il punto di ritrovo. Ciao! Tutto bene, tutto bene. Ed eccoci che siamo partiti. Devo dire che stamattina fa freschino. Adesso fra poco arriveremo a Ritom, dove ci fermeremo per una sosta. Non siamo a Ritom, ma siamo a Faido. C'è una bella cascata. Dove siamo? Faido? Faido si chiama? Pensavo che andavassimo a Ritom. C'è tanta acqua. Ecco, dopo la sosta a Faido, dove abbiamo visto la cascata, adesso andremo a Ritmo, quindi mi ero perso praticamente una tappa. Ed eccoci arrivati a Ritom. Qui c'è una specie di evento, manifestazione, dove praticamente le persone partecipano a una gara per salire non so quanti n.000 scalini che ci sono qua a piedi. Interessante, su ci sono dei laghetti, sono molto carini, zaino in spalla e via. Noi qui ci fermiamo per vestirci, pausetta e poi inizia il giro vero e proprio. E nulla, piccola sorpresina, il passo novena è chiuso perché ieri praticamente ha fatto un po' di brutto tempo, ha nevischiato così, ma sembra che abbia fatto più neve del previsto, per cui hanno chiuso il passo. Adesso fortunatamente, visto che abbiamo Leo che conosce tutte le strade, faremo la tremola. Ho lasciato decidere gli altri perché io già l'ho fatta, e se qualcun altro non l'avesse ancora fatta, insomma, è giusto che abbia la possibilità di vederla, perché è veramente molto bella. E nulla, piccolo imprevisto, ma poco importa, importante divertirsi. Ed ecco che inizia la strada della tremola. Adesso prendiamo un po' più di distanza perché ci sono i tornanti che sono complicati per qualcuno, e quindi meglio stare un pochino più lontani. Che meraviglia, ragazzi, è veramente bellissimo. Seconda volta che vengo, ma rimane sempre come se fosse la prima volta. E c'è gente che la fa a piedi, bellissimo. C'è un po' di venticello che ci porta un pochino a spasso. Ma guarda che bel gruppetto che si è formato in questo giro organizzato da Leon. Sono un po' stupito perché c'è molta reticenza nel fare un giro con degli sconosciuti. Sì, da un lato è comprensibile, però un tentativo uno lo può fare, insomma, anche perché se il giro ti piace, è andato bene, ti sei trovato bene, hai trovato nuovi compagni per girare. Diversamente non girerai più con quelle persone e continuerai a girare o a trovarne altre. Nel mio caso, per esempio, con Stefano, Carlo, Pino, Manuel, continuiamo a girare tutti insieme. Ora Leo qui si è fermato perché c'è un punto panoramico, credo, dove poter scattare foto. Breve sosta per foto e video e adesso
si riparte, ragazzi. Fa veramente fresco, eh? C'è questo venticello che sentite, che era proprio bella frizzantina. Ho acceso le manopole, porca miseria, vedete quanti gradi ci sono qua. 7 gradi, mamma mia. Se non ci fosse il vento sarebbe top, però c'è e quindi ce lo teniamo. Chissà che sbattimento mettere tutti questi sanpietrini all'epoca. Mamma, come sarà fredda quest'acqua. Se un bagno lì muore. Siamo arrivati. Eh sì. Aspettiamo di trovare un po' di neve, visto che il Novena era chiuso per neve. Invece... Lio! Lio, questa è stata quella memoriale? No. Questo qua è per un avviatore, non mi ricordo quale. Ah, ok. È scritto lì sotto. C'è in giro quella del Gotthard. Quella là che pensavo io. Ma c'è un giro memoriale da qualche altra parte con giro. Ok. Sopra lì c'è la statua del generale Suvorov. Quella là. E dopo il passo del San Gotthardo andiamo a fare il passo Furka. Poi c'è una diga. Mi spiegavano che nel Canton Ticino e in questo circa il 60-70% dell'energia elettrica viene prodotta dall'energia idroelettrica. Questo sì che vuol dire essere green. Ma che roba, ragazzi, ma guardate che incanto. No, non venite in Svizzera, brutto posto, ma guarda che bel tornante. Cos'è quella roba gialla? Un pulmino della balilla? Bello. Queste curve sono disegnate. Foto da Grand Tour. Il giro del Grand Tour praticamente è un giro panoramico, turistico ovviamente, dove ad ogni tappa ci sono questi posti dove c'è la cornice a forma di scudetto, dove poi si fanno le foto, e seguendo questo percorso praticamente si gira tutta la Svizzera. Posti veramente magnifici. Quindi tendenzialmente quando si vuole organizzare con un giro in moto di qualche giorno qui in Svizzera, si potrebbe prendere come riferimento le tappe del Grand Tour, fare veramente un bel giro turistico panoramico. Vedete? Furka fa parte del Grand Tour. E meno male che c'è il grande Lio. È aperto, meno male. Mamma, che goduria le manopole riscaldate. Quello a cui gli è venuto in mente sta cosa è un genio. Cioè, bisognerebbe fargli una statua. Una strada un po' così. Un po' bruttina, non mi piace. Almeno questo primo tratto. Ah, fai come vuoi, eh. Tranquillo, ci sei solo tu. Già qua la strada è diversa. Grazie. Guardate che colori, questo rossiccio. Che bello. Autunno. Ragazzi, non ci sono parole per descrivere questo spettacolo, questo paesaggio. C'è solo da prendere e venire qua. Guardate la vallata giù. È meno curato rispetto agli altri passi svizzeri che ho fatto come manto stradale, però cavolo, è proprio bello. 50.
che bello è! No ragazzi, non potete capire, bisogna proprio venire, bisogna venire qua e vederlo con i propri occhi, perché è uno spettacolo veramente emozionante. Certo, bisogna stare sempre all'occhio, insomma, con la velocità, per carità, però basta saperlo e uno affronta il viaggio in questo modo. Certo, poi non vi nascondo che anch'io ho i miei timori, perché non sono uno che guarda religiosamente il tachimetro e la velocità, però insomma, quando vengo qui o faccio così o sto a casa, ecco. Eh sì, qua la spolveratina l'ho proprio fatta. Chissà sul Novena. Il Novena, per tenerlo chiuso, vuol dire che come minimo è ghiacciato. O c'è veramente della neve ancora sulla strada. Madonna mia ragazzi, si sono fermati qua mi sa, Questo posto già l'ho visto, Già ci sono stato qua l'anno scorso, solo che sì. È vero che hai fatto il giro con lui l'anno scorso. Solo che non abbiamo proseguito di là, ma siamo poi tornati giù di qua. Ti ricordi che siamo fermati qua? Mi ricordo. Tu però avevi fatto questa strada. Chi è che era arrivato da qua? Chi era? Chi era arrivato da qui? Qualcuno era arrivato da qua, se non sbaglio. O forse tu eri andato più avanti e poi sei tornato indietro. No, era dopo. Dopo? Era dopo. No, qua c'era. Ma sbaglio, c'erano la polizia lì? Vedi che anche lui ha detto che c'era la polizia sul tornante. Sì, è tornato. Con la macchina rossa. Sì. La mano, infatti adesso glielo chiedo. No, non l'hai vista. A Lio? No, non l'ho visto. A Lio ho detto, o sono quelli che fanno le foto o è la polizia, però che fa le foto qui. Come stavo mandando? Luca, la visione. Piano? Stavo andando piano? Sì, l'hai già fermato, tranquillo. Bene, dopo il Furka adesso andremo a fare lì in fondo, c'è il Crimson. Giornata magnifica. Un cielo veramente terso, sgombro da nuvole, strade poco trafficate. Ci stiamo godendo bene questo giro. E ci sono effettivamente parecchie moto. Prima avevo detto di no, però come vedete, nonostante faccia freschino, ci sono un sacco di moto. D'altronde basta coprirsi, essere un attimino attrezzati e ci si può godere una giornata così, anche se un po' più fresca. E questo è l'hotel Belvedere, il più famoso, il più fotografato. Ovviamente mangeremo al sacco, perché sennò ci stracciano via la pelle. Sto rifacendo la strada qui, probabilmente per prepararsi all'inverno. Questa si chiama lungimiranza, o anche buon senso, forse più buon senso che lungimiranza. Una strada col singhiozzo questa, tanti piccoli avvallamenti che